allora sì, innanzitutto abbiamo fatto una stagione, un intero inverno anche col passamontagna, ci sono qui molti amici di Ostia sulla riva del mare, o meglio sulla riva del muro per i nostri sit-in, anche col passamontagna, quindi per fare la scalata del mare perché è inaccessibile, quindi abbiamo fatto questa scalata simbolica. Adesso finalmente fa caldo e potevamo tutti andare al mare, invece finalmente veniamo a Roma invece a parlare di mare, cosa che però penso sia molto importante, proprio perché, come si ricordava negli interventi precedenti, il mare di Ostia in realtà è il mare di Roma, il mare della città di Roma, quindi è impagabile sicuramente l'impegno che sta mettendo Atos in prima persona nel nostro municipio, e anche questa occasione che ci viene data oggi di parlare a Roma del mare di Roma, e quindi per una volta non soltanto confinati nella periferia ovest del mare. Insomma, parto così. Noi come comitato stiamo facendo questa azione incentrata prevalentemente sul tema della legalità, quindi del rispetto delle regole che già ci sono e già ci stanno. Penso che il Partito Democratico sia arrivato definitivamente il momento che si occupi anche dell'aspetto progettuale, quindi di capire qual è la nostra visione per il mare. È stato fatto l'anno scorso un documento da parte del Partito Municipale proprio sul tema del mare, che comincia a porre alcune questioni di metodo importanti, e che spero si possano riprendere anche, si possa partire da lì appunto anche a livello romano per fare questo ragionamento sul mare, che non riguarda soltanto il municipio decimo, ma riguarda, come ho detto, appunto l'intera città. Inizio sul legame tra la battaglia che stiamo facendo per il ripristino della legalità e quella che dobbiamo, non si può rimandare oltre, dobbiamo intraprendere dal punto di vista progettuale, quindi dal punto di vista della visione. Noi stiamo avendo una grande opportunità, penso, in questo periodo. È di pochissimi giorni fa, se non sbaglio 4 o 5, una cosa del genere, una sentenza assolutamente molto importante. È il primo caso in Italia in cui la procura di propria iniziativa sequestra uno stabilimento, chiaramente c'è stata la convalida del giudice del riesame in questo caso, sequestra uno stabilimento per occupazione abusiva. Perché per occupazione abusiva? Perché noi sappiamo che c'è un quadro normativo molto chiaro, è la cosa di cui anche con Edoardo ci stiamo occupando prevalentemente in questo momento. Qual è il quadro normativo? Il quadro normativo è parte dalla famosa e famigerata direttiva Bolkestein dell'Unione Europea del 2006, e soprattutto da una sua importante interpretazione che è stata data dalla Corte di Giustizia nel 2016, in cui, per farla molto semplice, viene scritto che l'articolo 12 della direttiva Bolkestein deve essere interpretato nel senso che è osta ad una misura nazionale che prevede il rinnovo automatico delle concessioni balneari. Quindi, in breve sostanza, questa direttiva, secondo soprattutto l'interpretazione della Corte Europea, che è quella reale, che fa giurisprudenza e che quindi deve essere applicata, impedisce ad una norma nazionale di prorogare le concessioni balneari, di dire adesso tu hai un rapporto appunto di concessione, viene prorogato. Purtroppo a dicembre del 2018, quindi nella legge finanziaria, la legge di bilancio del 2019 dell'attuale anno, questo governo, il governo giallo-verde, come tra l'altro tutti i governi precedenti, e ne abbiamo avuto Berlusconi, Monti, Renzi e l'attuale governo, sono state prorogate queste concessioni in maniera assolutamente illegittima. Talmente illegittima che appunto interviene questa sentenza che dovrà farà storia, proprio perché senza che ci sia un procedimento diretto, quindi un ricorso di un concorrente escluso oppure un ricorso nei confronti del comune che ha fatto il bando, in prima persona sequestra uno stabilimento. Perché? Qual è la tesi? Il concessionario trasgredisce la norma europea che prevale su quella italiana e sta occupando abusivamente il demanio pubblico, per questo io faccio un sequestro. Attenzione, questo qui è un caso molto particolare, perché le concessioni in Italia sono decine di migliaia, infatti è stato fatto anche un'intervista a un servizio, il fatto che si vada a pescare uno tra i tanti casualmente è anche abbastanza opinabile. Però ecco,
da questo fatto, che è un quadro normativo, si presenta in realtà per noi, per il partito, una grandissima opportunità. Ovvero partire dall'assunto che tutte le concessioni balneari, questo qui ormai si può dare assolutamente per assodato, attualmente tutte le concessioni balneari, almeno quelle prorogate, quindi che hanno beneficiato delle proroghe, che sono però praticamente tutte, sono attualmente illegittime, irregolari. Quindi tutti gli stabilimenti in Italia, quindi stiamo parlando di Ostia, ma in tutta Italia attualmente tutti gli stabilimenti occupano abusivamente il demanio pubblico. Adesso questa riflessione non è per una volontà forcaiola di arrestare tutti quelli che occupano il demanio pubblico, cioè ci mancherebbe altro, però è appunto un'occasione per noi, Partito Democratico, che dobbiamo prendere in mano e capire che cosa noi vogliamo fare, qual è la nostra strategia per la gestione del mare. Premesso che, questo penso non si debba e non si possa far mistero, i concessionari nei singoli territori, ma come anche a livello nazionale, costituiscono un blocco di interessi molto, molto solido, molto compatto. Proprio questa trasversalità smaschera questo aspetto, quindi il fatto che tutti i governi di tutti i colori si siano affrettati a garantire che no, in contrasto, attenzione, con l'ordinamento europeo, una proroga delle concessioni, fa riflettere su quanto sia attualmente importante il potere di condizionamento di questa lobby all'interno del dibattito pubblico locale e anche nazionale. Io ne approfitto anche, mi piacerebbe anche instaurare un dialogo su questo. Ecco, visto che abbiamo la fortuna anche di avere il sindaco di Fiumicino, che è uno dei comuni del litorale che amministriamo, ovviamente Roma e il municipio decimo non è amministrato, e per interrogarci proprio su questo, cioè che cosa fa il nostro partito, innanzitutto sia chiaro, la responsabilità non è che deve andare immediatamente a un sindaco, può essere però lo spunto per una riflessione complessiva. Quindi che cosa fa il nostro partito? La coglie questa occasione per cominciare a dire benissimo, azzeriamo tutto, noi non dobbiamo più rispondere a questo centro di interessi, a questa lobby, a questo potentato, chiamiamolo insomma un po' come ci pare, ce ne liberiamo, perché guardate è veramente una zavorra, e iniziamo a costruire un nuovo modello di mare, a partire per esempio il comune di Fiumicino possa essere per esempio un baluardo, un baluardo di questa iniziativa, un esempio, sì, un precursore, ecco, era l'esempio giusto. Quindi cogliere questa occasione, quindi non aspettare che arrivi la magistratura a fare sequestri, perché guardate, il rischio grosso se vengono sequestrate tutte le spiagge è che rimaniamo con 8.000 km di coste senza gestione, cioè il vero problema è questo. Quindi noi come interviene la politica prima che ciò avvenga per dare un indirizzo e un modello che possa appunto gestire il mare in un altro modo, quindi con bandi che portino a concessione a più breve durata, tanto non c'è bisogno di grandi investimenti sulle spiagge, è sufficiente un modello abbastanza smart, e quindi le concessioni possono essere date anche benissimo per pochi anni. E su questo entro nel merito, appunto, su quello che deve e può essere la nostra idea del mare di Roma. Qui c'è Fausto Testaguzza, che immagino dopo prenderà la parola. Se vorrà, che si sta occupando insieme ad altri amici e compagni nel municipio di questo progetto litorale, che è uno dei, forse probabilmente l'unico esempio attualmente in piedi per immaginare e disegnare il mare di Roma. Noi a questo dibattito vogliamo partecipare insomma come comitato, anche insieme all'associazione Mare Libero, con un nuovo punto di vista che parta innanzitutto dalla riscoperta di un nuovo rapporto con la natura. Dico, questo secondo noi deve essere l'architrave, il cardine della prospettiva che noi vogliamo dare alla gestione del mare. Perché? Perché abbiamo visto che la situazione delle coste è abbastanza drammatica, il fiume ha praticamente smesso di portare sedimenti, quindi le coste non vengono, non avviene il ripascimento naturale, non mi viene il verbo,
e al contempo tutte le opere che dovevano essere introdotte a difesa della costa in realtà non hanno fatto che limitare o spostare il problema e generarne altri, tra cui la distruzione della flora e della fauna marina. Quindi ecco, questo è un po' quello che vuole essere il nostro contributo. Cominciamo a immaginare un nuovo modello di gestione un po' meno attento, lo so che è provocatorio, però anche un po' meno attento al concetto di sviluppo, al concetto economico che può avere il mare, che è sicuramente importante e può essere appunto il mare una risorsa per tutta la città di Roma, ma anche con più attenzione al ruolo più sociale, di contatto e di riscoperta umana che può essere il mare per la nostra città e anche per noi stessi. Roma, si diceva prima, è la più grande città di mare del Mediterraneo, anche la più grande d'Europa, se per questo è l'unica capitale europea che si affaccia sul mare, a tutti questi primati che noi ci dimentichiamo, e il mare può veramente diventare un punto di affaccio della città, anche del nostro paese e anche dell'Europa sul mare e sul Mediterraneo, che al di là della valenza appunto tecnica, quindi di gestione, ha una grande valenza simbolica. È un affaccio, un'apertura al mondo. L'Europa è sempre stata il luogo del superamento delle differenze, dell'apertura al diverso. Ecco, simbolicamente riaprire il mare può lanciare, ci possiamo agganciare a questo fatto simbolico ma importante per intraprendere tantissime altre battaglie culturali e anche proprie del campo del centro-sinistra in generale. Detto questo, non so se mi sono dilungato troppo, mi piacerebbe insomma continuare l'interlocuzione con gli altri ospiti e lascio la parola a Danilo.